Non basta accendere luce, occorre donare ali. Queste le parole con cui il parroco Don Donato Ciro Varuzza dà il benvenuto a tutti i presenti all'inaugurazione del Centro di Fraternità Un'Ala di Riserva, un progetto desiderato insieme all'associazione La Lampara Vele e Sogni, che da un piccolo gruppo di giovani è diventato un desiderio di comunità, ossia portare vita. E per portare vita bisogna ridare ali a chi tante volte nella vita, per tanti motivi, le ha perse. Nel centro inoltre ci saranno attività di aggregazione per anziani, teatro, attività motorie e non solo. Sarà il luogo per attività artistiche che hanno una valenza di prevenzione ma soprattutto di formazione continua degli adulti. Sarà la casa di tutti. Il centro sarà dedicato ai diversamente abili, ai ragazzi giovani adulti che dovranno compiere una messa alla prova, ridare speranze a famiglie che vivono particolari sfide educative, come i figli con lo spettro autistico oppure con diverse patologie neurobiologiche. Il centro avrà anche uno scopo di sportello di ascolto e punto caritas parrocchiale, perché ecco, le diverse fragilità possono essere non solo accolte e sostenute, ma anche ascoltate e promosse attraverso percorsi educativi che diano a tutti quella capacità di riprendere la propria strada e imparare piano piano a volare di nuovo. E tutto ciò che diventa espressione di vicinanza, di solidarietà, va accompagnato, sostenuto, rafforzato, soprattutto per sottrarre le famiglie da ogni forma di solitudine. Il progetto prevede la presenza in questi centri di tutte quelle forme di fragilità umane, sociale, sanitaria, che attraverso i nostri operatori e un'alleanza tra istituzioni può garantire un momento di grande crescita alle famiglie, alla comunità e alle persone stesse.